Ciao a tutti gli amici di androidblog.it, oggi vediamo insieme l'unboxing, o meglio il contenuto della confezione di questo prodotto distribuito da Yashi in Italia. Si tratta del Mi Smart QX7, un interessante smartphone dual SIM che almeno nel design ricorda per molti tratti l'HTC One, prodotto appunto da HTC. Andiamo ad aprire un po' la confezione, vediamo poi cosa contiene, oltre ovviamente allo smartphone che è posto in primo piano. Qui vedete un design completamente in plastica a differenza dell'HTC One, che sostanzialmente ricorda appunto le linee, i tratti del top di gamma di casa HTC. E poi vediamo insieme all'interno della confezione qual è il contenuto, ovvero un cavo USB, micro USB per la ricarica e la connessione al computer, un paio di cuffie auricolari in-ear da un buon design e anche dalla buona qualità dell'audio. Un caricabatterie USB con ovviamente la presa italiana per i nostri impianti elettrici, una pellicola che viene fornita in omaggio oltre a quella che è già applicata sullo smartphone al momento dell'acquisto, e un manuale per l'utente che ci aiuta a configurare per la prima volta lo smartphone appena lo accendiamo. Ritorniamo insieme con lo smartphone, che è quello che vedete qui sotto la nostra telecamera, e nel frattempo che lo accendiamo vi ricapitoliamo un po' di specifiche tecniche. Innanzitutto diciamo che è dotato di un processore quad core MediaTek da 1,3 GHz ed 1 GB di RAM. La memoria interna è pari a 4 GB, espandibile tramite memoria micro SD, e ovviamente non sono 4 GB reali a disposizione dell'utente. Per quanto riguarda poi il comparto fotocamera, troviamo una fotocamera nella parte posteriore da 8 megapixel con flash LED, mentre nella parte frontale una fotocamera da 2 megapixel con autofocus. Qui invece troviamo il sensore per la luminosità. Sensore per la luminosità, e qui al centro l'altoparlante, o meglio per la capsula auricolare per essere utilizzata durante le chiamate. Nella parte superiore il tasto di accensione, blocco e spegnimento, e il jack da 3,5 mm per le cuffie. Il lato destro è pulito, non presenta alcun tasto, mentre il lato sinistro presenta il bilanciere del volume. Nella parte posteriore infatti troviamo il connettore micro USB per la ricarica e la connessione al computer, e poi ovviamente dietro abbiamo già detto la fotocamera, e qui dietro l'altoparlante. Diciamo il design è completamente in plastica, e come vedete è un po' una plastica particolare, in quanto ogni volta ci passiamo le mani sopra vedete che nonostante abbiamo le mani pulite, rimangono tutte le nostre impronte che è possibile vedere sia in controluce che in condizioni di luce normale. In ogni caso, la nostra recensione sarà disponibile a brevissimo sul nostro canale, quindi continuate a seguirci.